parte dell'architettura cara, è un argomento a me molto caro, in quanto è stato l'argomento su cui ho fatto la tesi di laurea sotto le guide del professor Fabio e della dottoressa Cattolo. La scaletta della mia presentazione è questa qua. Focalizzerò l'attenzione sulla clinica e sulla terapia dopo una breve introduzione e dirò anche due parole sulla diagnosi. Intanto sarebbe più corretto parlare di urticaria piuttosto che di urticaria, dato che diciamo, la malattia ha vari tipi di presentazione, ha vari agenti eziologici, ha varie implicazioni che fanno sì che sia una malattia molto complessa che non si può racchiudere in un'unica patologia. Quello che tende a unire il gruppo delle urticarie sono due manifestazioni cliniche particolari, il ponfo e il prurito, che sono elementi che accomunano appunto l'urticaria. Però ecco, spenderò due parole in più sul fatto dell'importanza di parlare di questa malattia, che a volte può sembrare anche banale, ma in realtà è molto importante sia per il dermatologo e soprattutto per il paziente. Questo perché? Perché la malattia ha elevata incidenza. Si dice che quasi la maggior parte della popolazione nel corso della vita sperimenterà un episodio di urticaria. Ci può essere anche una compromissione sistemica, soprattutto per l'interessamento delle altre vie respiratorie. E un'altra cosa molto importante, anche se non si arriva a tanto, anche se l'urticaria colpisce solo la pelle, è la grave compromissione della qualità della vita dei pazienti, con sintomi che possono essere anche quotidiani, molto intensi, e sintomi che possono portare anche a deprivazione di sonno, e quindi grande stress psicofisico per il paziente. E poi l'urticaria è importante per tutta una serie di diagnosi differenziali, di cui parlerò accenderò in seguito, malattie che possono presentarsi come manifestazioni che ricordano l'urticaria, senza però essere una vera e propria urticaria. Nell'introduzione non si può non fare cenno alla classificazione della malattia, come ho detto non è una unica malattia, ma una malattia che ha tante sfaccettature. Le classificazioni si possono basare su vari aspetti, ad esempio sull'agente eziologico, si va dai farmaci, a stimoli fisici. Il meccanismo patogenetico, sappiamo che ci sono forme a patogenesi immunologica e forme a patogenesi non immunologica. Manifestazioni cliniche, l'urticaria ha tante sfaccettature e le vedremo tra poco. Però forse l'elemento più importante per quanto riguarda la classificazione della malattia è la sua durata. In particolare possiamo riconoscere l'urticaria acuta, che ha una durata inferiore alle 6 settimane e che di solito dura in realtà pochi giorni, in cui magari la gestione del paziente è più semplice, che una volta finito l'episodio non ritorna, quindi la cosa si conclude lì. Oppure c'è un'urticaria cronica, che è quella su cui focalizzerò l'attenzione e anche quella su cui le recenti linee guida pongono l'attenzione. Questo perché ha tutta una serie di implicazioni che vanno ben al di là del semplice episodio acuto di urticaria. Qui vedete, questo è il lavoro che riporta le linee guida più recenti, stilate nel 2013, pubblicate nel 2014. Sappiamo che ora sono in uscita le nuove linee guida. C'è stata una consensus conference a dicembre 2016 che ha cambiato qualcosa di roba, sono i cambiamenti. Spero che la presentazione mia sarà basata soprattutto su queste linee guida. E partendo proprio da queste linee guida, vediamo una prima classificazione, la cosa che emerge subito agli occhi è che queste linee guida focalizzano l'attenzione sull'urticaria cronica. L'urticaria cronica può essere distinta in due tipi, in due gruppi, la forma spontanea e la forma inducibile. Nelle forme inducibili ci sono tutte le urticarie fisiche, l'urticaria polinesica, quelle da contatto. Ecco, le forme invece su cui mi concentrerò sono quelle di urticaria cronica spontanea. Ma veniamo alla clinica. Come dicevo, tanti aspetti, per esempio anche manifestazioni sistemiche, che tutti conosciamo, ma andiamo oltre, partiamo. Cominciamo a vedere qualche immagine. Questi sono esempi di ponfi che fanno parte di un'urticaria classica. Vedete, i ponfi possono essere variabili, possiamo avere ponfi di dimensioni molto variabili, aspetto polipoide, ponfi con aspetto tendente all'anulare, con una quasi tendenza all'esoluzione centrale, ponfi anche di grandi dimensioni che tendono a confluire in lesioni più grandi, ponfi che possono avere anche un aspetto, vedete, come in questo bambino, tipo arciforme.
Oltre ai gonfi, l'orticale si può presentare con l'angelico. È un'evidenza un pochino più rara, però può avere varie implicazioni anche per la prognosi. Qui vedete pazienti con un angioedema delle labbra, della lingua, delle palpebre, altre zone colpite possono essere le mani e i piedi. E poi, come dicevo, possono essere interessate anche le anche e le respiratorie con un edema della glotte. Forme diverse di urticaria sono per esempio quelle inducibili, come dicevo, tra cui l'urticaria colinergica. In questo caso i gonfi sono monomorfi, sono tutti simili tra loro, hanno un colorito violaceo, dimensioni ridotte di pochi millimetri. Oppure un'altra forma molto caratteristica è l'urticaria dermografica. Mi piace sempre far vedere l'immagine di questa signora che ho trovato su internet, e praticamente si guadagna da vivere sfruttando la propria urticaria dermografica. Si disegna, si scrive letteralmente sulla pelle e pubblica queste foto e riscuote un grande successo. Una cosa importante sono le diagnosi differenziali, come dicevo prima. Innanzitutto, dalla classica urticaria vanno distinte le malattie che un tempo venivano incluse nello spettro dell'urticaria, ma adesso invece non sono più in questo gruppo, e però spesso ne mantengono il nome. Per esempio, vedete qua l'urticaria vasculite, l'urticaria pigmentosa, che non è altro che una mastocitosi. E poi ci sono tutta una serie di sindromi con lesioni urticarioidi. Qui le ho raggruppate in questo riquadro, per esempio la sindrome di Wells oppure la sindrome di Schnitzler. Queste malattie da una quindicina d'anni rientrano nel capitolo delle malattie autoinfiammatorie. E tra i sintomi che possono essere presenti in queste malattie ci sono anche delle lesioni con foglie. Vi vedete in questa immagine le differenze tra i gonfi di un'orticaria classica, vedete qua, classici gonfi che riconosciamo subito a prima vista, e qui ci sono lesioni con foglie un pochino diverse rispetto a quelle classiche dell'orticaria. Sono lesioni eritematobiolacee, poi è diverso anche l'andamento di queste manifestazioni. Il gonfo classico in poche ore scompare, queste lesioni con foglie delle malattie autoinfiammatorie tendono a durare di più, a lasciare qualche esito pigmentare, un po' di desquamazione, a dare bruciore più che prurito. Ricordano un pochino i gonfi anche del, o comunque le lesioni con foglie dell'orticaria vasculite. È un'altra malattia che va distinta dall'orticaria perché rappresenta una vera e propria vasculite, e questo ce lo testimonia l'esame istologico, si ritrovano quasi i corpi di vasculite eritrociclastica e anche l'immunosuffluorescenza diretta, in cui si riscontrano depositi perivascolari di immunoglobuline e complemento. Quindi l'importanza delle diagnosi differenziali. Parlando di diagnosi, appunto, dirò giusto due parole, però è importante nell'orticaria. Innanzitutto, la diagnosi clinica è molto abbastanza semplice, abbiamo visto che bisogna stare attenti alle diagnosi differenziali, però alla fine ci si arriva facilmente. Quello che è importante è la diagnosi eziologica, e purtroppo nell'orticaria cronica spontanea la diagnosi eziologica è molto molto difficile. Quali sono gli strumenti che possiamo avere, che dobbiamo usare nell'urticaria cronica spontanea? L'anamnesi, poi ancora l'anamnesi. L'anamnesi è la cosa fondamentale, e questo ce lo dicono anche le linee guida. E per quanto riguarda l'anamnesi ci sono tante domande che possiamo fare ai nostri pazienti, dalla modalità di presentazione, la durata, la frequenza quotidiana o meno dei sintomi, la loro intensità, associazione con l'assunzione di nuovi farmaci oppure con infezioni, sintomi sistemici, sono tante domande che possiamo fare. Nonostante questo, nonostante tutte queste cose che sono indicate anche dalle linee guida, è sempre molto molto difficile fare una diagnosi eziologica. Meno del 5%, potrei dire, in un'orticaria cronica spontanea si ritrova un fattore eziologico scatenante ben noto. E questo spesso disattende anche i nostri pazienti che vengono a noi dicendo: ma cos'è che me la causa? Io ho questa allergia. L'urticaria cronica spontanea nella maggior parte dei casi non è un'allergia. E le linee guida ci dicono anche che diciamo, nell'urticaria acuta, come vedete qua, non si dovrebbe fare nessuna indagine diagnostica. Di solito appunto nell'urticaria acuta è molto facile, anche semplicemente parlando col paziente, arrivare a un possibile fattore scatenante. E comunque, anche se non ci arriviamo, l'episodio si esaurisce, non ricompare più, e allora siamo tranquilli, non importa andare a fare tutta una serie di accertamenti. Nell'orticaria cronica è più difficile anche convincere il paziente che accanirsi facendo delle indagini, diciamo, può essere più che altro controproducente.
E poi comunque qualche piccola indagine può valere la pena farla, in particolare sempre nelle linee guida sono consigliate queste indagini qua, l'emocromo, la VES e la PCR. Questo perché? Perché l'emocromo, VES e PCR possono farci vedere se sono presenti alterazioni sistemiche che potrebbero per esempio far pensare a una malattia autoinfiammatoria. Ecco, tutte altre serie di indagini non sono utili, a meno che non siano guidate dall'anamnesi. Passiamo ora alla parte della terapia. Innanzitutto, prima di parlare della terapia, è importante anche parlare di valutazione dell'efficacia. La medicina moderna ci dice che è importante oggettivare sempre i risultati delle nostre terapie, è importante anche capire qual è il target della terapia stessa. E con queste scale, vedete l'UAS7, in particolare il UAS, che significa in realtà Urticaria Activity Score, andiamo a valutare appunto la gravità della malattia e quanto questa si modifica nel tempo. Ci sono anche dei calendari mensili in cui il paziente può registrare i propri sintomi in modo tale da capire anche se la terapia sta avendo effetto e se c'è bisogno di fare degli aggiustamenti. Passiamo alla terapia. Intanto, se li abbiamo trovati, è importante rimuovere i fattori scatenanti. Come dicevo, molto difficile trovarli, però almeno appunto un'indagine anamnestica va fatta. Farmaci, stimoli fisici, infezioni e altre cose non vedete. Per quanto riguarda le infezioni, diciamo, è abbastanza storico il concetto che l'Helicobacter pylori possa scatenare l'orticaria. Ci sono lavori che lo confermano, altri che lo sconfessano. Io ho trovato questo caso particolare in cui l'eradicazione dell'Helicobacter pylori ha scatenato un'orticaria cronica. Quindi pensate quanto può essere controverso questo tema. Altro tema fondamentale, soprattutto per il paziente, è il ruolo della dieta. Il paziente viene sempre e dice: io non so cosa ho mangiato, mi ha dato noia, mi ha fatto venire questa urticaria, e cos'è che devo smettere di mangiare perché l'urticaria mi passa? E di solito c'è sempre questo ragionamento da parte del paziente. Nelle forme acute ci può stare, nelle forme croniche invece è molto molto più difficile trovare un alimento che possa scatenare la malattia. Anche in presenza, qui dicono le linee guida, di IgE specifiche oppure di prick test positivi per un dato alimento, prima di eliminare l'alimento in questione bisognerebbe avere delle prove certe, come per esempio fare un test di provocazione orale in doppio cieco. Quindi bisogna valutare se l'eventuale positività al test ha una rilevanza clinica. Un'alternativa molto utilizzata è la dieta priva di pseudoallergeni. Nelle linee guida è consigliata in pazienti che hanno sintomi quotidiani o quasi quotidiani. Molti lavori ci dicono che anche questo approccio alla fine non è così efficace, circa l'1% dei pazienti risponde alla dieta. Passiamo alla terapia farmacologica, seguiamo sempre le nostre linee guida che distinguono la terapia in tre linee. Nella prima linea diciamo, la cosa prevista è l'utilizzo di un antistaminico di seconda generazione. Sappiamo che ci sono tanti antistaminici di prima generazione, hanno tutta una serie di controindicazioni, effetti collaterali, non ne parlerò. Ecco, nelle linee guida l'uso di questi antistaminici è sconsigliato, mentre si consiglia l'utilizzo degli antistaminici di seconda generazione. Hanno minori controindicazioni, minori effetti collaterali e hanno efficacia. Tuttavia, se diciamo, nel giro di 2 settimane non abbiamo risposta alla dose standard di antistaminico, la singola compressa quotidiana, passiamo alla seconda linea. La seconda linea prevede l'incremento della dose dell'antistaminico fino a 4 volte la dose di partenza, fino a 4 compresse. E altre cose che consiglio nelle guida sono quelle di prendere gli antistaminici in modo regolare, tutti i giorni, non al bisogno. Quindi prende gli antistaminici per un lungo periodo di tempo. Inoltre, rispetto diciamo, all'associazione di diversi antistaminici tra loro, è preferibile incrementare la dose dello stesso singolo antistaminico. Anche se per tutte queste evidenze diciamo, non ci sono grandi studi alla base che ne diano la conferma.
Tuttavia anche la seconda linea, quindi l'incremento del dosaggio degli antistaminici, può non riuscire a controllare i sintomi dell'ordinario. Allora dobbiamo passare alla terza linea. Nella terza linea le recenti linee guida che da maestro pubblicate ci danno un suggerimento diverso rispetto a quelle del 2013. In particolare nella terza linea, mentre vedete qui nella vecchia pubblicazione omalizumab, cefalosporina e montelukast erano messi sullo stesso piano, attualmente invece si dice che la terza linea è rappresentata dall'omalizumab. E questo dato è valorato da una serie di studi di trial randomizzati che ci fanno vedere come l'omalizumab abbia una elevata efficacia e una elevata anche sicurezza. Anche la cefalosporina ha una elevata efficacia, però può avere maggiore effetto collaterale, ha bisogno di monitoraggio, mentre il montelukast, lo zafirlukast, per esempio, non hanno un'efficacia molto molto bassa. Che cos'è l'omalizumab? L'omalizumab è un anticorpo monoclonale anti-IgE e, appunto, come dicevo, attualmente è considerata la terza linea. Si può dare in pazienti dai 12 anni in su, il dosaggio standard di 300 mg dato ogni 4 settimane sottocute e va usato appunto se l'orticaria non è responsiva agli antistaminici per almeno 30 giorni. Questa non è la normativa, diciamo, vigente attualmente. E vedete qua si parla di score clinici, l'UAS 7 e l'UAS, e diciamo solo se l'orticaria è di una certa gravità possiamo dare il nostro farmaco, possiamo dare l'omalizumab. La somministrazione può essere fatta per 6 mesi, quindi 6 iniezioni di omalizumab. Dopo questi 6 mesi dobbiamo fare una pausa di 2 mesi. Se le manifestazioni ricompaiono, allora possiamo prendere la somministrazione per altri 6 mesi. Il farmaco non è teratogeno, può essere dato in gravidanza e non ha bisogno di particolari monitoraggi. La cefalosporina, abbiamo detto, comunque rimane un farmaco a disposizione. Se tutte queste tre linee non garantiscono la risposta, può avere dei problemi metabolici, di tossicità d'organo, come sappiamo anche dall'utilizzo in altre malattie, e le dosi sono quelle standard, dai 3-5 mg per chilo. Tuttavia le linee guida non sono tutto, ci sono anche cose che possono andare oltre, ci sono tanti farmaci che spesso usiamo in modo off-label in pazienti che non rispondono. E in particolare un recente studio che ha valutato proprio questi farmaci in al di là delle linee guida ha fatto vedere come il dazzone, addirittura il valium e la dasatriprina possano essere delle potenziali alternative. O altrimenti, come ci suggerisce questo studio cinese, ci rimane per esempio l'agopuntura. Però i cinesi stessi sono un po' scettici sull'efficacia dell'agopuntura. Sono in studio tante molecole, alcune già sotto trial clinico, altre invece potenziali che possono colpire potenziali bersagli nell'orticaria. Ecco, queste sono tutte cose ancora, diciamo, in fase di indagine. Vediamo, per esempio, ci sono dei nuovi farmaci anti-IgE oppure gli anti-interleuchina 1, e comunque appunto studi futuri dovranno dare queste conferme. Sono all'ultima slide, facciamo un breve riepilogo. Ricordiamoci dell'importanza dell'orticaria e anche delle sue diagnosi differenziali. Cerchiamo di far capire al paziente che è difficile in orticaria cronica spontanea arrivare a una diagnosi eziologica e che quindi può continuare a mangiare le cose che ha mangiato fino allora. Per la terapia sarebbe bene sempre seguire le linee guida. L'orticaria è una delle malattie in cui dermatologiche in cui le linee guida sono fatte bene e sono revisionate regolarmente, quindi vale la pena tenersi a queste linee guida. E soprattutto una cosa importante è ricordarsi che l'orticaria è una malattia ad alto impatto sul paziente, non va banalizzata, non bisogna pesare il paziente come spesso succede, come suggerisce anche questo pediatra americano. Non dobbiamo dire ai nostri pazienti: guarda, probabilmente sei allergico a qualcosa, non ti preoccupare, insomma, non dobbiamo liquidare così il nostro paziente. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.